Ciao a tutti, oggi vi parlo di questo microregistratore molto facile da utilizzare e con durata di 15 giorni. Come vi ho anticipato, la caratteristica principale di questo microregistratore è che è molto semplice da usare e ha un'autonomia di 15 giorni, cioè registra sulle 24 ore per 15 giorni consecutivi. E cattura l'audio delle conversazioni fino a 10 metri di distanza. Naturalmente è da precisare che la distanza è variabile in funzione dei rumori di fondo. Ha delle dimensioni contenute, ve lo faccio vedere a confronto con una moneta da 2 euro. Eccola. È adatto per ambienti chiusi come un ufficio, ma è anche adatto per l'uso in auto. Inoltre, nella parte posteriore ha un magnete, eccolo, che rende agevole un fissaggio veloce su superfici in acciaio. Lateralmente, come potete vedere, c'è un interruttore di accensione, un interruttore di attivazione vocale e un connettore USB per la ricarica e per il collegamento con un PC Windows o anche con uno smartphone con protocollo OTG. Nella parte superiore troviamo una memoria microSD da 64 giga e un microfono. Spostando l'interruttore su on, il microregistratore si accende, il LED interno lampeggia per qualche secondo e alla fine si spegne. Così la registrazione ha inizio. Se necessario, il LED può essere nascosto completamente. Nella confezione troviamo un cavo che serve per collegarlo al PC per ascoltare la registrazione, ma anche per la ricarica. Ora spegniamo il microregistratore e colleghiamo il cavo al PC. Così. Vi compare questa videata. Andiamo sul record. Prometto che io in questo caso uso VLC Media Player. Andiamo sul record che vogliamo ascoltare. Se necessario, il LED può essere nascosto completamente. Nella confezione troviamo. Chiudiamo. Questa videata serve anche per cancellare i file che non servono più o che sono vecchi. Quindi si seleziona il file, tasto inverso, elimina e il file viene eliminato. Chiudiamo. Mi raccomando, prima di scollegare il cavo al PC, effettuare sempre la rimozione sicura. Perfetto. Tramite lo stesso cavo, il microregistratore, come ho già detto, viene ricaricato. La ricarica dura all'incirca 6 ore. A ricarica terminata, il LED rosso rimane acceso. Spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, magari metteteci anche un like e visitate il nostro sito, troverete tutti i link nella descrizione in basso. Ciao!